cambierà, ha già cambiato il mondo, non sapremo se i nostri figli o i nostri nipoti saranno privilegiati o meno, non lo sappiamo ancora. Siamo in mezzo alla più grande rivoluzione della storia, le tecnologie cambiano l'essere umano. Lo cambiano. Quando è stata inventata la stampa, Gutenberg non pensava di cambiare il mondo, era un tipografo, e un tipografo ha cambiato il mondo, le tecnologie cambiano. Allora internet è questo, sta cambiando in bello, in peggio, non lo sappiamo, ma ci siamo dentro e ci sono milioni di persone ancora che non riescono a percepire il cambiamento, quando non si trovano, che hanno perso qualsiasi cosa perché non hanno capito. Bene, Assange doveva essere con noi. Adesso un attimo di rilassamento, così vi facciamo vedere una persona che parla di felicità, perché nel nostro movimento c'è anche quello, perché non significa che il lavoro deve essere tutta la tua vita. Il lavoro è una parte importante della tua vita. C'è anche la felicità, e la Madonna, stare un pochino meglio, stare con i tuoi figli, leggerti un libro, ci sono queste cose. E questa signora fa capo di un movimento molto esteso nel resto del mondo, ma noi non le conosciamo queste persone, noi conosciamo questi quattro farlocchi che sono in televisione tutti i giorni, ma queste persone splendide sono qua. Parti il filmato, Matteo, per favore. Matteo, dove sei? Come si chiama? Ah, scusate, Elena Norbert Roggi. Ecco, Elena Norbert oggi è con l'economia della felicità, che parla dei chilometri zero, di trovare un senso di comunità a questa Italia che ha perso qualsiasi tipo di rapporto con le persone e con l'economia. Eccola qua, economia della felicità. Sono molto felice di poter parlare con voi oggi, perché il Movimento 5 Stelle è in questo momento uno dei movimenti più interessanti e importanti al mondo. Ho lavorato su questi temi per quasi 40 anni e in più di 12 nazioni. Ed è chiaro che quello che voi rappresentate è esattamente il percorso che dobbiamo seguire. È un percorso che sta iniziando a emergere in molte nazioni diverse. Penso quindi che sia fondamentale, perché il movimento si rafforzi, collegarsi ad altri movimenti in tutto il mondo.